Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Consigliere a livello locale. Lei, in modo, ecco, stiamo vedendo un estratto dell'intervista al Gazzettino, in modo abbastanza tra il polemico e il deciso, ha detto: non mi fanno candidare, allora sfiderò Salvini, riferimento alla segreteria veneta. Conferma innanzitutto, e secondo lei perché Salvini fa così? Allora, giusto per correggere, sono i congressi provinciali. Sì. E nei congressi provinciali il regolamento per i congressi provinciali approvato dalla segreteria federale presieduta da evidentemente dal segretario federale Matteo Salvini si è inserita questa incompatibilità solo per i consiglieri e gli assessori regionali. Francamente incompatibilità che non si capisce, di cui non si capisce la motivazione. Io ho chiesto da subito che questa incompatibilità venga tolta, tanto è vero che al direttivo regionale Veneto all'unanimità noi abbiamo fatto questa richiesta federale perché venga tolta. Poiché la giornalista mi ha chiesto: ma se non tolgono l'incompatibilità per il regionale e per i provinciali, allora vorrà dire mi candiderò alla segreteria federale nazionale. Ok, mi commenta anche, diciamo, mentre lei ci ricostruiva l'accaduto, è passato anche il titolo sul congresso di Bergamo, prima sconfitta congressuale di Matteo Salvini, il titolo della stampa, se lo aspettava, ecco, a Bergamo vince il sindaco nordista che non era il candidato, diciamo, scelto da Matteo Salvini. Ma guardi, credo che più che questo il dato politico di questo congresso è che entrambi i candidati guardano con grande interesse al comitato del Nord. Esatto. E quindi al malcontento del partito del Nord, no? A questo ritorno della figura del boss politico. Cioè qui c'è l'esigenza da parte dei nostri militanti, da parte del partito, oh, di ridisegnare un'identità. Evidentemente noi nasciamo come partito territoriale, autonomista, federalista, quella è la nostra matrice culturale. Noi non siamo sovranisti perché sovranismo e regionalismo non serve che essere esperti di semantica, sono una contraddizione, e quello è il nostro partito. Quindi che non significa una contrapposizione fra regioni, ma che si rappresentino le regioni nella propria diversità e nella propria potenzialità, questo assolutamente sì. Quindi il fatto che entrambi i candidati siano vicini al Comitato del Nord, cioè, la dice lunga sull'esigenza del nostro partito di trovare la propria identità. Andiamo da Giarrusso con l'altra notiziola, Alessio, con la notizia che riguarda Luigi Di Maio. Sì,